Je vous remercie. Ce soir, cet après-midi, j'essaie de vous montrer des images de Pink Floyd jeunes, comme vous ne les avez jamais vues. Questo pomeriggio cercherò di mostrarvi delle immagini dei Pink Floyd giovani, dalle quali probabilmente non li avete mai visti prima. C'est-à-dire comme des gens normaux, qui plaisantent, qui parlent, qui s'expriment, qui font des plaisanteries, comme tout le monde. Persone normali che scherzano in modo informale, come qualsiasi persona. Ce ne sont plus les dieux, ce sont des gens normaux. Non sono più gli idoli, gli dèi, ma persone ordinariamente, come dice la canzone. Per esempio, Richard Wright. Per esempio, Roger Waters. Che non dica molto, che non parla molto. Che è uomo di poche parole. Uomo di silenzio. Per esempio, Nick Mason. And last but not least, ultimo ma non ultimo, David Gilmour. Allora, nous avons un petit scoop pour vous. Un piccolo scoop per voi. Que j'ai voulu garder pour Turin. Che ho voluto proprio conservare. Tirare fuori in questa circostanza qui a Torino. Il y a 40 ans, quand on avait tourné le film, on m'avait dit il y a 4 ou 5 enfants qui veulent venir dans l'amphithéâtre vide. Est-ce que vous êtes d'accord? 40 anni fa, quando abbiamo girato Pompei, sono venuti a trovarmi a dirmi ci sarebbero 4 o 5 ragazzini che vorrebbero assistere al concerto. È possibile? J'ai dit bien entendu, ça ne pose aucun problème à condition qu'on ne les voit jamais. Ho accettato, ho detto certo, volentieri, a condizione ovviamente che rimangano fuori dal campo. Parce que le but de Pompeii, c'était de voir les musiciens, les techniciens, personne d'autre. L'obiettivo era ovviamente vedere solo i musicisti, i tecnici e nessun altro. Alors, par le plus grand des hasards, il y a environ une semaine, j'ai reçu à Paris une copie d'une lettre qui m'a été écrite par un des enfants qui rappelle son souvenir il y a 40 ans. Et à cette époque, il n'avait que 13 ans. Ecco, il caso ha voluto che proprio una settimana fa ho ricevuto una copia di una lettera di uno di questi ragazzini che era lì presente 42 anni fa. Insomma. Donc, si vous êtes d'accord, et si ça ne vous ennuie pas, on va vous lire cette lettre. Se la cosa non vi tedia troppo, vi leggiamo velocemente questa breve lettera. Première mondiale. Prima mondiale. Donc vous êtes d'accord? Okay. Io non servo a nulla, ho l'impressione che capite tutti il francese. Dunque, io scrivo la lettera come mi ha tradotto in inglese. Il signor Bruno fa la traduzione. È assolutamente autentico. In 1971 I was 13 years old and of course I had no idea who these four crazy guys were. My father at the time managed the Central Hotel Rosary in Pompeii, one of the largest hotels in the city, and the mythical group went to stay right there. La mia esperienza con i Pink Floyd è stata particolare. Nel 1971 avevo 13 anni e naturalmente non avevo assolutamente idea di chi fossero questi quattro pazzi scatenati. Mio padre all'epoca gestiva il Grand Hotel Rosario Pompei, uno degli alberghi più grandi della città, e proprio in quell'albergo vennero a soggiornare i mitici. They stayed a week and I remember that it was a very busy week in the sense that we even risked a fire
caused by a cigarette that fell on the mattress in one of the rooms of the band. This is just to underline the degree of craziness that characterized the group. Rimasero una settimana e ricordo che fu una settimana molto impegnativa, nel senso che addirittura rischiamo un incendio per una cicca di sigaretta caduta su un materasso di una delle camere della band. Questo per sottolineare il grado di sottile pazzia che caratterizzava il gruppo. The shots lasted 4 days, from the 4th to the 7th of October, 1971. Pink Floyd played all the music in live sessions, which imply moving to Italy by truck, all their concert equipment, along with a system for recording 24 tracks, c'est une erreur, that would guarantee the sound quality of a recording studio. Le riprese durarono 4 giorni, dal 4 al 7 ottobre del 71. I Pink Floyd eseguirono tutto il materiale dal vivo, il che implicò il trasporto in Italia, via camion, di tutta la loro attrezzatura da concerto, assieme ad un impianto per la registrazione a 8 tracce, che garantisse la qualità sonora di uno studio di registrazione. When the group got into the amphitheater, they realized they didn't have enough electric power to supply all the great equipment that they had assembled. The problem was solved connecting to a high, big power cable directly from the town hall through the main streets of the town via Roma. Ricordo che la troupe, giunta nell'anfiteatro, si accorse di non avere energia elettrica sufficiente per tutta la notevole attrezzatura che avevano montato. L'inconveniente fu risolto portando un grosso cavo di alimentazione direttamente dal municipio attraverso una delle strade principali della cittadina campana, via Roma. Then they went to Pozzuoli by 2 buses that belonged to our company. When the drivers returned, they told us that they seemed to be in a nut house, but they had fun too. Oltre all'anfiteatro di Pompei, furono effettuate delle riprese anche presso la solfatara di Pozzuoli. Infatti, nel filmato si vedono proprio i 4 musicisti camminare attraverso i fumi e i vapori di questo luogo particolare. Ma questo però è un passaggio che tu non avevi. Ecco, ricordo la partenza per Pozzuoli della troupe a bordo di 2 autobus che appartenevano alla nostra ditta. Gli autisti ci riferirono al loro ritorno che avevano avuto l'impressione di essere in un manicomio, ma si erano anche divertiti come dei matti. Eravamo tutti ubriachi. I remember I went into the amphitheater to see the shootings, and as I entered I was really amazed by the location and the tide of equipment that they had brought. Behind the band there was a mountain of amplifiers and an army of technicians with long hair around them, while director Mabin gave his orders for the shooting. Ricordo che andai all'interno dell'anfiteatro per vedere le riprese. Appena entrai, rimasi veramente sbalordito dalla location e dalla marea di attrezzatura che avevano portato. Infatti, alle spalle della band, una montagna di amplificatori troneggiava ad un esercito di tecnici dai lunghissimi capelli. Si aggirava intorno a loro, mentre il regista Adrian Mabin dava ordini per le riprese. Having Nick Mason, Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright playing live was a great experience, especially for a little boy who approached the music and had no idea who were these strange but fascinating characters. And where in the evening in the hotel restaurant I had the privilege to play the preview of their new record, Medal, on a tiny turntable, gramophone, while the whole crew was dining and having fun. Sentire Nick Mason, Roger Waters, David Gilmour e Rick Wright suonare dal vivo fu un'esperienza eccezionale, soprattutto per un ragazzino che si avvicinava alla musica e che non aveva idea di chi fossero quegli strani ma affascinanti personaggi. La sera, nel ristorante dell'albergo, ebbi il privilegio di poter suonare sul mio giradischi il loro disco in anteprima, mentre tutta la troupe cenava e faceva baldoria. Today, 44 years later, thinking back to that brief but intense experience, I can only feel happy and proud to have been there. After so many years, I can say I was there. Oggi, dopo 44 anni, ripensando a quella breve ma intensa esperienza, posso solo essere felice ed orgoglioso di averla vissuta. A distanza di tanti anni, posso dire io c'ero.
Je pense que tout ce que je peux ajouter maintenant est